Lavoriamo oggi con l'origami. L'origami tradizionale troviamo, quello che fa riferimento alle geometrie euclidee, e troviamo anche l'origami stocastico o aleatorio, quello che io vado a proporre, che fa riferimento alle geometrie non euclidee. Prendete un foglio della dimensione che voi riterrete più opportuno produrre, andate a concentrarvi e producetevi nelle pieghe. Voilà, questo è il prodotto dell'origami stocastico. Ora dovete pensare, così come per le nubi che transitano, a che cosa può somigliare, che cosa evoca, che cosa la vostra mente, stocasticamente, aleatoriamente, piegando in questo modo risolutorio con pratiche zen, cosa possa aver prodotto. Quindi andate a riflettere, come fate sulle nubi in transito, su cosa possa evocare questa struttura. Riflettete sui vari modi con cui può essere, scusate, letta. Io, ad esempio, che sono abbastanza conventional, la vedo, come dire, quasi come una colomba, una sorta di colomba. Potrete proseguire altrettanto stocasticamente, intervenendo sulla vostra creazione d'origami stocastico, scusate, ma anche molto scolastico come approccio, direi. Altrettanto liberamente, con interventi di colore. A me piacciono molto questi origami stocastici aleatori, sui quali poter riflettere, sui quali poter considerare, attivando pratiche ermeneutiche. Mi piace lavorare con due colori, ma niente vi vieta di intervenire con più cromie. Ancora potrete operare una riflessione ulteriore sul vostro prodotto. Poi, lavorando altrettanto in pratiche trasformatorie dell'origami stocastico, potrete prendere della colla vinilica, ma anche no, può andare bene anche la colla per carta d'apparato, e andrete, mettendo la colla dentro il contenitore oppure cospargendone alcune parti dell'origami, potrete operare poi questo processo. Una volta applicata la colla, verserete altrettanto a pioggia, come se fosse il clinamen, degli atomi democritei. Farete colare dei brillantini, dei glitter, che io chiamo brillantini all'italiana, sul vostro origami, così da avere dei punti di riferimento luminoso, luminescente. Avrete così realizzato un origami secondo una procedura aleatoria stocastica che vede nel caso, ma anche nel rapporto che la nostra mente, che le nostre mani vanno a intessere con quello che possiamo
chiamare caso, ma che potrebbe essere una procedura, che evoca in noi e da noi una certa serie di gesti, così che l'oggetto prodotto possa divenire luogo di interpretazioni, di evocazioni, così come le nubi, il fumo o un liquido colorato in un altro liquido di altro colore provocano nella nostra visione pensamenti che vanno a vedere, a ritrovare, a rintracciare in queste conformazioni così mutantesi in movimento, oggetti, pensieri, entità. Questo oggetto potrà essere ulteriormente elaborato o l'oggetto potrà diversamente elaborarvi con pratiche cromatiche e poi intervenendo con collanti o per immersione o con pennello, e poi questa pioggia libera, libera, questa pioggia libera di glitter sopra l'oggetto, altrettanto, come dire, magicamente, casualmente. Il caso poi alla fine è tutto ciò che noi non riusciamo a imprigionare in una legge, eh? Quindi forse una legge occorrerebbe complicatissima per rendercelo leggibile e prevedibile. Comunque, questo è l'origami stocastico. Questi oggetti possono essere usati in varie fogge e in varie guise, a mo' di opere d'arte, da inserire in un museo o da esporre in un parcheggio, fino anche a decorazioni natalizie o oggetti apotropaici. A vostro piacimento anche sarà l'interpretazione e la loro destinazione d'uso. Anche un ulteriore intervento potrebbe essere attivato di ulteriore manipolazione stocastica con questo tutorial, primo tutorial sulle pratiche origamiche stocastiche. Vado a salutarvi.